Bentornati a SOS Arezzo TV, siamo tornati dopo qualche tempo, Beppe, in Piazza Grande. Che spettacolo. Bella, è veramente uno spettacolo la piazza. Sembra che più viva oggi, un pochino. Sì, peccato quel tettino lì, c'è sempre l'erba da fare schifo, che nessuno lo ripulisce. Vedo anche sulla Pieve, insomma, non ce n'è tanta l'erba. Però è unica, dai. Sì, la prospettiva. Quelle colonne lassù che andrebbero riprese, guarda. Un po' pulite un po'. Andrebbero riprese, là intonacate. Andrebbero un po' rimesse a posto, perché sennò veramente una piazza bella così, vedi lì ci sono le assi che tengono le pietre, è veramente un peccato. Una piazza bella così dovrebbe essere tenuta perfetta, perché ragione, è il biglietto da visita della città di Arezzo questo. E beh, lì che dovrebbe essere, che cos'è? Sempre la soprintendenza, che cos'è? Sì, ma lì è proprietà del comune, le logge, quindi dovrebbe intervenire il comune, penso che sia proprietà del comune, sinceramente no. E quindi penso che sarebbe opportuno rifarlo. Viste da qui sono un po', nonché un po' di così. Peccato, è così bella questa piazza che ora che poi anche i privati hanno rifatto quasi tutte le facciate, c'è rimasto poco, ad esempio, da questa parte di qua c'è rimasto soltanto quella piccolina lì e dalla parte di qua quest'altra piccolina qui, ma insomma, la piazza adesso ha assunto un'imponenza veramente importante, è bella, bella. Ecco, però c'è una bella novità, che è tornata peccato, l'acqua. Peccato questi negozi chiusi, come al solito. Sono chiusi, e che devi fare? Aprirli, metterci cose diverse, perché è bello gli antiquari, la fiera antiquaria è importantissima per la città di Arezzo, ha dato tanto lustro, ha dato tutto, però questa piazza con negozi antiquari sempre chiusi e aperti soltanto per due giorni della fiera, non è che sia un bello spettacolo. Senti, comunque dicevamo, è tornata l'acqua in piazza. Finalmente, guarda bella. Perché è stato riaperto l'acquedotto Vasariano. Adesso vedremo anche delle. Intanto vediamo le immagini della fontana. Adesso tra poco vedremo anche le altre immagini che invece abbiamo girato all'acquedotto Vasariano, che ha ripreso a sgocciolare, ma per il fatto che è stato riaperto. La Fraternita ha chiesto che in attesa dei lavori di restauro venisse riaperto per vedere dov'è la perdita. Bene, questo quindi adesso sicuramente faranno un sopralluogo, vedranno un po' tutto il percorso dell'acquedotto per far sì che l'acqua non vada persa, perché è una risorsa importante e sicuramente non solo per la fontana, ma può essere utilizzata per tante cose, perché l'acqua è buona e quindi di conseguenza bene. Cioè, tu la berresti quell'acqua? Ma, sicuramente adesso no, perché è stata riaperta ora, andranno fatto le dovute analisi per far sì se è potabile oppure no. Non c'è cartelli acqua non potabile, no, però, no. Quindi si può bere. Beh, ti avventuri? No. Ah, pensavo che si gettava nella fontana, sarebbe stato molto bello. Non ci sono acqua non potabile, sì. Che c'è scritto lì? No drinking, in inglese. No drinking water, quindi non è non potabile. Non è proprio visibile, comunque è scritta. Però comunque sia... No drinking water. È bello, dai. Qui la fontana perde. Perde anche la fontana. Sì, perché non piscia da. Eccola. Da qua, piscia da sopra, quindi andata di vista. Però questa è una bella cosa. Già dà un segnale diverso. Che c'è la volontà di poter di riattivare questa importante risorsa. La Fraternita, la volontà, però. L'acquedotto è della Fraternita, quindi è giusto. E quindi che vengano fatti i dovuti lavori per far sì che l'acqua non venga persa. Vabbè, e arrivi in piazza, è bello, dai, giusto. Questo primo rettore Rossi, insomma, ci stia mettendo molta passione. Ma sai, lui poi è sempre stato un amante della città, della sua storia, e quindi è anche al posto giusto, penso, in questo momento, uno come lui. E si può sbizzarrire in quello che gli piace, e quindi è giusto che faccia queste cose per ridare alla città quello che aveva, e quindi ricordare un po' la sua storia nell'insieme. Va bene veramente. Perché insomma tra un mese c'è la giostra, quindi si comincerà con le prove e tutto, quindi la piazza si rianimerà ancora di più e quindi troverà anche l'acqua della fontana, se non lo richiudono prima. Cioè. E perderà la sua bellezza. Perché? Non ti piace? No, la giostra è bellissima. E allora cos'è che perde la bellezza? La piazza. Con la giostra, la piazza... Le tribune un po' la snatura, no? Dai. Seppure ci stanno per poco, però... Le tribune un po' snaturano. Lo so, però se non ci porti quella non ci viene nessuno. Lo so, sono d'accordo con te. Era soltanto una battuta. Certo. Per dire, la piazza è bella così, questo è evidente. Te la puoi gustare nella sua piena bellezza così. Quando ci sono le tribune un po'
distoglie, però logicamente c'è il Saracino, quindi è giusto che ci siano le tribune, perché sennò il Saracino come fa a perché quest'anno ce ne sono tre. A B e C. Sì. Comunque vedo tanti stranieri anche ai tavolini. Bene, bene. Dai. Bene. Vuol vediamo dire che se... un po' di turismo gira. Esatto. Sentiamo un po' il nostro amico che ci dice. Chi è il nostro amico? Ma chi è? Chi è il nostro amico? Il nostro amico qua, antiquario. Gli amici. Il controllore della piazza. Lui è il controllore, sì. Andiamo a sentire. Il controllore della piazza che fa oggi? Vedi, legge, si informa. Legge, si informa, ma lui è il custode di Piazza Grande. Ma è il custode? Sì, è uno dei custodi. Ah, buonasera, buonasera. Uno, come va? Bene. È uno che c'è nato, c'è vissuto e ci morirà lì a quel tavolino più tardi possibile, fa 100 anni, ma insomma. Ma io non metto limite alla provvidenza. Siamo tornati per l'acqua che è tornata alla fontana. Eh sì, poco, è stata aperta 10 minuti, un quarto d'ora fa da due tecnici del comune. Non so come avete fatto a avere questa notizia così velocemente. Penso che l'avete presa su internet. Sì. Però è bella, dai, è più bella. Sì, non solo è bella, ma qui tutti i giorni, e te lo sai, uh-huh, io sono qui a giustificare perché quella acqua non funziona e devo dire sempre le cose più brutte di questo, non lo perché so. Perché era stato chiuso l'acquedotto. Chiuso, perché, e ora invece hanno rifatto il funzionare, mi diceva poco sì, fa. Sì, però ci però sono dei lavori da fare. Siamo stati noi là, adesso, all'acquedotto Vasariano. A vedere dove sono le perdite, sì, sì, e l'acqua sì, sta sì. cadendo. Sta cadendo perché è arrivata a un livello... Sì, sicuramente va ripristinato. Adesso consiglio che poi faremo un'altra puntata, perché vogliamo parlare anche dei bagni qui che sono chiusi. Oh. Ne parliamo domani però, vabbè. Ci vediamo domani. Ciao.